La neve, questa sconosciuta almeno per ora, e nella montagna diventa un problema enorme. Si calcola che nel comprensorio della Betone il danno economico sia già fino ad adesso di 10 milioni. La prima riunione del nuovo anno qui a Palazzo del Pegaso è stata proprio della Commissione per le aree interne e montane, che ha ascoltato i sindaci delle località sciistiche. Una delle prime decisioni del Consiglio regionale sarà quella della nomina del difensore civico. Da qualche mese il ruolo è vacante, la maggioranza, dopo tante tensioni, sembra convergere sul nome proposto dal gruppo di Italia Viva, quello di Annibali. Il presidente del Consiglio regionale offre una sponda però alle opposizioni per un altro incarico di garanzia. Ascolteremo le risposte. Dedicheremo gran parte della trasmissione alla figura di Davide Sassoli e al premio che gli è stato intitolato dal Consiglio regionale. Hanno vinto 3 studenti delle nostre università con le loro tesi su temi di grande attualità. Qualche giorno fa è stato pubblicato e presentato un libro che racchiude i discorsi più significativi di Davide Sassoli. Pochi mesi prima di morire, rivolse un appassionato saluto al Consiglio regionale della Toscana. Lo riascolteremo. In questi giorni tornerà a riunirsi il Consiglio regionale. Nel frattempo hanno lavorato le commissioni e noi scopriremo di cosa hanno discusso. Per rivedere le cose più significative del 2022 c'è stata nei giorni scorsi una nostra trasmissione speciale ancora disponibile on demand sul nostro sito e su quello del Consiglio regionale. Un flash velocissimo un anno dopo. Nel gennaio del 2022, proprio in questi giorni, l'Assemblea sceglieva i grandi elettori della Toscana, insomma, coloro che avrebbero poi partecipato all'elezione del Presidente della Repubblica. Risultano eletti Antonio Mazzeo, Eugenio Giani, Marco Landi. Grazie a tutti. Dopo una settimana e una lunga impasse politica, il Parlamento scelse ancora Mattarella, che dunque in quel periodo ha cominciato il suo secondo mandato. Ecco i primissimi commenti toscani dopo l'elezione. Un faro, un esempio per chi come me si impegna ogni giorno in politica. Ancora di più dopo aver ascoltato il suo discorso rivolto sia al Parlamento ma soprattutto alla Nazione. Sono fiero e orgoglioso di aver votato il nuovo Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il discorso del Presidente Mattarella è stato molto applaudito ma anche molto toccante nel momento in cui ha ringraziato proprio in questo momento storico che stiamo vivendo dal punto di vista della sanità, pandemico. Ha ringraziato tutti gli operatori sanitari, volontari e le forze dell'ordine. Sicuramente un discorso molto completo, ha toccato tantissimi punti. Io sono convinto che quella di oggi è una giornata storica perché segna l'ingresso per il secondo mandato di un Presidente della Repubblica che ha dato prova nel primo mandato di svolgere al meglio il suo ruolo. Veniamo all'attualità. Manca la neve, ormai una vera emergenza sulle nostre montagne. Non sappiamo neppure se nevicherà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Le ultime grandi nevicate sono quelle di fine 2019, un record che però le restrizioni della pandemia impedirono di sfruttare. Del resto, anche quell'anno fu particolare perché le temperature erano state mediamente molto più alte del solito, a testimoniare che il cambiamento climatico c'è e si vede ogni anno di più, parola di esperti. Gli effetti economici di questa situazione sono evidenti. Solo alla Betone e nel comprensorio si stima una perdita già adesso di 10 milioni. Sono 50 milioni di danni in tutta l'area degli Appennini e ci sono state centinaia di disdette per le ultime feste di Natale. La situazione ha spinto il consigliere Nicolai a convocare d'urgenza la commissione che presiede, quella per le aree interne. Lo ha fatto lo scorso 9 gennaio. C'è un'emergenza da affrontare. Un'emergenza molto importante in termini di impatti economici e sociali, si pensi solo ai lavoratori e agli stagionali che lavorano attorno al sistema neve. Allo stesso tempo si pone una questione che riguarda la prospettiva, il medio e il lungo termine. Il trend, ci è stato detto anche in commissione, è comunque negli ultimi anni di una progressiva diminuzione delle precipitazioni nevose. Certo, siamo alle impressioni ed è per questo che nella prossima seduta è mia intenzione convocare il Consorzio LAMMA per avere un supporto dal punto di vista scientifico rispetto a quello che sono le serie storiche degli ultimi anni e soprattutto quello che è la prospettiva. Ma oltre a questo, appunto, c'è da affrontare il medio-lungo termine. È per questo che anche
I sindaci ci hanno chiarito come occorre accompagnare una transizione, che non significa superare il turismo bianco, significa diversificare maggiormente. Non ci sono distinguo, l'impegno dei membri della Commissione e delle diverse forze politiche è unanime e condiviso. Valuto positivamente che tutte le forze politiche stiano facendo quadrato attorno al problema della mancanza di neve in tutte le stazioni sciistiche, in particolare però mi riferisco alla nostra perla che è Abetone. Io sono stata anche su Abetone al Consiglio Comunale straordinario, ho potuto vedere proprio la situazione. Devo dire che le persone lassù hanno grande dignità, ma hanno grande bisogno di aiuto, perché altrimenti tante strutture potrebbero chiudere. Quindi c'è bisogno di ristorare alberghi, ristoranti, chi noleggia gli sci, ma non solo, maestri di sci, e poi anche gli stagionali che non hanno ancora guadagnato un euro. Probabilmente bisognerà fare i conti con un clima che cambierà ancora, ci saranno meno nevicate e quindi l'Appennino deve un po' riconvertirsi, che dici? Bravo, sì, e quanto ho detto anch'io, io ho ritrovato l'Abetone come era 30 anni fa e quindi ovviamente che ci vuole un po' di innovazione anche negli alberghi, nei rifugi, fare un albergo con un centro benessere, perché oggi non è più come 30 anni fa che si sciava 6 ore, oggi sciano 3 ore e poi vogliono fare qualcos'altro. Di positivo c'è stato questo incontro con il governo, che sembra disposto comunque in 2-3 settimane a dare degli aiuti concreti. Anche la giunta regionale si è mossa in questi giorni chiedendo da un lato un piano generale per gli Appennini italiani, dall'altro di far trattenere l'IMU delle seconde case che invece andrebbe versata da questi comuni ad altri più disagiati perché non turistici. Nella prima commissione, quella per gli affari istituzionali, ci sono state le proposte per il ruolo di difensore civico della Toscana. Il nome che è emerso con maggiore forza è quello di Lucia Annibali, avanzato dal gruppo di Italia Viva e che ha raccolto l'adesione del PD. Però il voto sarà segreto, ci tiene a precisare il presidente del Consiglio regionale, che auspica un accordo istituzionale. Abbiamo una responsabilità tutti insieme con il voto in aula, cioè non c'è una scelta della maggioranza, della minoranza. Saremo tutti consiglieri regionati, i regionali chiamati a votare con scrutinio segreto, lo voglio sottolineare, qual è la figura migliore che possa rappresentare le cittadine e i cittadini della Toscana, perché il ruolo del difensore civico è un ruolo davvero fondamentale. Quando arriva qualche istanza rispetto per esempio a questioni sanitarie che non hanno funzionato nella maniera in cui dovevano funzionare, oppure qualche altro diritto dei cittadini, dei consumatori, quello è un luogo in cui ci deve essere una risposta che va oltre quella che viene data dal governo regionale. Mazzeo parla anche da consigliere ed esponente del PD e della maggioranza, però. L'indicazione data può essere un buon nome per il difensore civico. Io penso che sia un nome di una persona con un curriculum importante. Io ho saputo solamente pochi minuti prima che venisse depositato qual era il nome che le forze di maggioranza depositavano, nel dibattito prima in commissione e poi in aula. Quindi io davvero mi auguro e lavorerò in queste ore perché tutte le forze politiche possano convergere in una soluzione unitaria. Cioè qui non è... Cioè, la scelta del difensore civico non deve essere fatta tra patti, tra partiti, deve essere costruita in maniera tale che ci sia un'ampia e larga condivisione. Ripeto, anche prendendo un impegno e va ancora oltre, cioè l'impegno di dire che una delle figure di garanzia, così come richiesto alle minoranze, possa poi spettare, una volta terminati gli incarichi di chi c'è ora, alle forze di minoranza. Le opposizioni che non hanno partecipato al voto in commissione, come reagiscono allora a questa apertura di Mazzeo per un'altra carica di garanzia? Probabilmente quella del garante dei minori. Questo incarico che oggi Mazzeo arriva e dice offriamolo alle opposizioni, cioè il garante per l'infanzia stiamo parlando, che è uno dei 3 garanti insieme al difensore civico della regione Toscana. Questa carica da prassi consolidata ormai da decenni è una carica che da sempre spetta alle opposizioni. L'anomalia è che da 2 anni a questa parte la maggioranza non ne ha mai voluto discutere con noi. Si sono tenuti una carica che solitamente davano alle opposizioni. Ora arrivano e pensano, offrendoci una poltrona che si sono arrogati il diritto di tenersi per 2 anni, di farci condividere un percorso che, attenzione, non è sulla persona del difensore civico, è sul metodo. Io non credo che si possa accettare che un'istituzione democratica voti
alle 10, una nomina presentata alle 10.46. Questo non sta nelle norme, e le norme non si comprano con le poltrone. Allora, le cariche di garanzia, proprio come dice il nome, dovrebbero essere garanti di tutti i cittadini e quindi di tutti coloro che sono da loro rappresentati, quindi le forze politiche. Da questo Consiglio regionale non è ancora uscita una singola nomina che sia stata condivisa con l'unanimità dei consiglieri. Quindi sentir parlare di condivisione ora è quantomeno curioso, perché ad esempio non ci è stato chiesto niente riguardo al difensore civico. Noi sosteniamo che le scelte debbano essere fatte in base al curriculum, alla preparazione e all'adeguatezza delle persone scelte al ruolo che andranno a rivestire. La garanzia è questo, e il fatto che venga sollevata solo adesso la questione fa capire che in realtà fino ad ora non è stato così. Possibile una vostra convergenza sul nome di Annibali? Sul nome di Annibali la convergenza è possibile laddove ci siano le competenze adeguate a questo. Di fatto, per l'analisi che abbiamo fatto noi dei curriculum, in realtà ci sono delle figure che secondo noi hanno maturato un'esperienza maggiore. La seconda commissione, quella per lo sviluppo economico, è ripartita dal lavoro, perché in Toscana ci sono 60 tavoli aperti, 22 sono i casi risolti, 9 in transizione. Le vertenze coinvolgono quasi 15.000 lavoratori. Ne parla il consigliere del presidente della giunta Fabiani proprio ai membri della commissione. La regione, dice, ha esteso il lavoro di gestione delle emergenze anche all'attività di prevenzione delle crisi e di accompagnamento verso il futuro, rilanciando un'attività produttiva con i processi di reindustrializzazione. Quella stessa commissione, insieme a quella per le aree interne, ha approfondito poi la questione della Banca della Terra. È gestita da Ente Terre Regionali Toscane ed è una sorta di inventario sempre aggiornato dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica o privata che possono essere messe a disposizione con affitti o concessioni. La terza commissione, invece, che si occupa anche di politiche sociali, ha fatto il punto sul patrimonio ERP, quello delle case popolari. I numeri sono 5.872 gli edifici, per un totale di quasi 50.000 alloggi e 108.000 persone ospitate. La metà di questi alloggi sono stati costruiti prima del 1970, solo l'8% a meno di 20 anni. Circa 300 sono in costruzione. Nella Commissione Territorio e Ambiente si approfondiscono i contenuti della proposta di legge sui valori limite per le polveri inquinanti, il PM10 e altre ancora, soprattutto per quanto riguarda l'impatto laddove sono stati superati più volte Piana di Lucca, Val di Nievole, provincia di Pistoia. La riunione della Commissione Istruzione e Cultura del Consiglio regionale si è incentrata sui programmi futuri del PRS, il Programma Regionale di Sviluppo. Ci sono risorse per circa 1 miliardo. La direzione, dicono i consiglieri, deve essere quella verso la digitalizzazione e una buona attività di orientamento. Il tema era l'Europa, le regioni e i cittadini, e alla fine il concorso indetto dal Consiglio regionale della Toscana ha premiato 3 tesi di laurea degli studenti delle università della nostra regione. Partiamo proprio da loro, dai vincitori. Al terzo posto una studentessa indiana dell'Università di Siena, Mira Manini Tiwani, con la tesi sull'impatto mediatico, social, soprattutto delle politiche europee per la transizione ecologica. Lei è assente, ritira il premio il suo professore. È presente invece Filippo Bordoni, laureato a Pisa in giurisprudenza, con una tesi sul rapporto tra algoritmi e privacy nel mondo del lavoro. È un tema che ha a che fare con i diritti dei lavoratori a livello europeo. Spesso forse si pensa a un'Europa distante dai temi sociali, un po' indietro su questi aspetti, e invece esistono delle specifiche tutele da parte dell'Unione Europea proprio per i lavoratori davanti agli algoritmi. La cosa che emerge con più forza qual è? Che è necessario fare di più, ma che qualcosa c'è già, e che le parti sociali hanno molto spazio per lavorare e per difendere nella maniera ottimale i diritti dei lavoratori. Che effetto le fa ricevere il premio intitolato a Sassoli? È un bellissimo effetto, è una grande fonte di ispirazione, è stata una grande fonte di ispirazione per me e per tutti gli europeisti. La vincitrice della prima edizione del concorso è una studentessa laureata a Firenze, sempre in giurisprudenza, è Alice Campolmi. Ha dedicato la tesi ai diritti dei migranti, tema attualissimo. Sì, certamente è un tema molto attuale, sia in Italia ma anche nel resto dell'Unione Europea.
Sono infatti grata che, appunto, di questo premio, proprio perché spero che questo tema possa essere messo in luce. Ecco. Cosa emerge in particolare anche di nuovo in questa tesi? Quello che ho cercato di fare all'interno della mia tesi è stato andare a esaminare la giurisprudenza, quindi come le corti europee abbiano ampliato la tutela dei diritti fondamentali degli stranieri, e la parte proprio interessante è stata poi vedere come queste norme venivano applicate nella prassi, quindi nella vita di tutti i giorni, e che impatto avevano queste norme sui cittadini stranieri, quindi sulle persone, sugli esseri umani. Ecco. Anche per la giovane laureata, quello di Sassoli è un modello, un esempio. Spero che il fatto che questo premio sia, insomma, stato che questo premio possa riuscire anche a contribuire a portare avanti il suo pensiero e anche in modo concreto. Ha approfondito i suoi discorsi, quello che diceva, quello che scriveva Sassoli? Sì, ho avuto modo un po' di, appunto, esaminare quello, insomma, di vedere alcuni suoi discorsi e esaminare quello che era il suo pensiero e i suoi ideali. La cerimonia è sobria ma solenne. La commissione che ha scelto i vincitori era composta da 4 docenti universitari. Qui a nome di tutti parla Jacopo Cellini dell'Istituto Universitario Europeo che ha sede a Fiesole. Siamo stati pienamente soddisfatti, abbiamo apprezzato molto la qualità delle tesi che sono arrivate per questo bando e abbiamo scelto di premiare in particolare nelle prime tre non solo la qualità, diciamo, accademica dei lavori ma anche l'originalità dei temi che gli studenti hanno proposto e l'innovatività degli approcci, è un po' quanto si richiede a una tesi di laurea. Riuscivano a combinare bene sia temi di attualità e che sono presenti al dibattito pubblico ma che sono anche temi di frontiera nella discussione scientifica, quindi non solo nell'ambito del diritto, nell'ambito delle politiche europee, della scienza politica, e quindi sono stati proprio dei lavori interessanti da due punti di vista. Che ruolo svolge la vostra istituzione rispetto anche a iniziative come questa? Dunque, io sono parte dell'Istituto Universitario Europeo, che è un'università che insiste sul territorio toscano, ma è un'organizzazione internazionale e che è, diciamo, il centro di ricerca per eccellenza sugli studi europei che si trova in Italia, ma in cui arrivano giovani studenti da tutta Europa. Quindi queste iniziative non fanno che bene? Certo, assolutamente, e si combinano anche alle iniziative che svolgiamo all'Istituto, come le giornate per l'Europa nel 9 maggio. Sassoli chi era? Cosa rappresentava? Sassoli è stato un uomo delle istituzioni europee, lui è stato uno che veramente ha voluto condividere il suo impegno per l'Europa in tutto il continente, non solo, ovviamente era un politico italiano, ma è stato ben voluto e apprezzato al di là anche degli schieramenti politici come uomo delle istituzioni europee. Tra i membri della commissione Benedetta Baldi dell'Università di Firenze, che evidenzia come il concorso abbia determinato anche una crescita personale degli studenti coinvolti. Anche la scelta dei temi è molto attuale, molto calibrata. La scelta dei temi è molto attuale e anche la ricaduta sul territorio è molto utile, perché di fatto un premio che premia una persona che è stata garante dell'Europa e dei valori della democrazia. Quindi, servono iniziative così? Servono iniziative così e se ne dovrebbero fare molte di più, perché è una motivazione anche per i ragazzi, una spinta a vedersi riconosciuto un lavoro e un impegno sicuramente che va al di là del lavoro che hanno prodotto per l'elaborato, perché molto spesso abbiamo visto una maturazione non scontata. Ecco, io mi trovo a fare molte tesi di laurea e questi sono veramente dei lavori pregevoli. Sassoli cosa ha significato per noi, per l'Europa? Sassoli ha avuto purtroppo un mandato breve, insomma i suoi anni dal 19 al 22, però è, come dicevo prima, sicuramente stato il custode dell'Europa e un garante per i valori della democrazia che credo siano utili anche in una prospettiva proprio più ampia di valorizzazione appunto europea. Non si può prescindere nel nostro dialogo dal riferimento a quello che sta avvenendo oggi al Parlamento europeo con lo scandalo che mette a rischio la stessa credibilità di questa istituzione e di altre europee. Sassoli invece, viene detto più volte, era un faro per tutta la politica europea. Diciamo, ha segnato il suo tempo, è stato un grande sostenitore dei valori europei e della integrazione dei valori europei nei Paesi membri, quindi per questo, diciamo, è stato un grande del suo tempo, che nel suo tempo ha saputo interpretare l'attualità dei valori europei. Quello che sta accadendo ora al Parlamento europeo, insomma, che conosciamo tutti, rischia un po' di rovinare quanto aveva costruito Sassoli, secondo lei?
Sicuramente l'immagine delle istituzioni, del Parlamento in particolare, è ovviamente sotto accusa, ma come sempre noi dobbiamo, penso, guardare a chi su questi temi lavora con impegno. Ovviamente ci sono situazioni spiacevoli che verranno perseguite dalla magistratura, ma noi dobbiamo continuare a riaffermare l'importanza dell'integrazione europea e quindi valorizzare occasioni come queste, ricordare figure come quella del Presidente Sassoli. Il Sassoli è stato un innovatore nel percorso delle politiche europee perché ha dato centralità al cittadino e perché è riuscito a dare una centralità a un'istituzione del Parlamento europeo che talvolta questa centralità la ha, ma soltanto negativamente. Vediamo ora gli scandali relativi alla corruzione, al Qatar Gate. Beh, la leadership politica di Davide Sassoli era una leadership politica di tutt'altro taglio, di tutt'altra natura. Ci vorrebbero tanti Sassoli come antidoto a quello che sta accadendo, dice questo? Beh, ci vorrebbero tanti Davide Sassoli e in quel senso le istituzioni europee tutte ne gioverebbero. I temi, la scelta dei temi è stata molto adeguata, diciamo, anche all'attualità di queste tesi. Assolutamente, abbiamo contributi sulla digitalizzazione, contributi sulla sfera mediatica e social media, contributi relativi alle migrazioni. Quindi abbiamo davvero un ampio spettro di politiche e di temi che riguardano in realtà l'Unione Europea, perché l'Unione Europea si occupa della politica a 360 gradi. Anche il Presidente del Consiglio regionale tocca questo tasto, ricordando la figura positiva di Sassoli. Questo è secondo noi il modo migliore per ricordarlo, ricordare guardando negli occhi quelle ragazze e quei ragazzi che possono costruire un nuovo futuro dell'Europa. Ma lui ci ha mandato un messaggio forte, che noi abbiamo bisogno di più Europa, di un'Europa solidale, di un'Europa che è in grado anche di sapersi autoregolamentare meglio. Quello che è accaduto è qualcosa di gravissimo, che mina anche il lavoro di questi anni che David Sassoli ha portato avanti. Era un anticorpo verso chi voleva costruire muri, ha lavorato per costruire ponti e per costruire una politica sobria, ecco, ci manca anche per questo. Anche i temi delle tesi sono calzanti? Ma sono assolutamente in linea con il suo lavoro. Alle mie spalle c'è una frase che rappresenta bene chi è David Sassoli, e in queste tesi ci sta proprio quello che è stato anche il suo indirizzo, l'indirizzo che ha voluto dare a tutti i governi dell'Europa, l'indirizzo che ha voluto dare a chi si impegna negli istituzioni: essere sempre dalla parte dei più fragili, essere sempre dalla parte di chi ha meno voce, e noi oggi siamo qui per dare davvero voce a chi ha meno voce. All'inizio si rivedono le immagini di David Sassoli, prima giornalista, poi parlamentare europeo. Nel maggio del 2021 inviò un videomessaggio ai consiglieri toscani durante la loro seduta solenne per la festa dell'Europa. Ecco un estratto. Il virus è riuscito a mettere in evidenza le contraddizioni di un mondo globale senza regole, che specialmente negli ultimi 20 anni non ha fatto altro che produrre fratture, disuguaglianze nel nostro corpo sociale. Tutto ciò ci pone dei grandi interrogativi come cittadini, come decisori politici. La risposta è che non possiamo tornare al mondo di prima. Mi rivolgo soprattutto ai giovani studenti che sono collegati, che saluto. La pandemia non può essere una parentesi, ma deve essere considerata un'occasione per cambiare, per progettare insieme un futuro più giusto, con meno disuguaglianze. Non si tratta di recuperare le ricette del passato, ma di leggere con lenti diverse le sfide della contemporaneità. Non dobbiamo avere paura della complessità, e non è più accettabile un'economia senza morale, uno sviluppo senza giustizia, una crescita a scapito delle generazioni future. Sono soddisfatti i membri della Commissione per le politiche europee e del Consiglio regionale, e alla fine anche loro si fanno la foto di gruppo con i vincitori. Sì, mi pare che sia davvero un momento bello, è un momento che ci aiuta a ricordare Davide Sassoli, ma soprattutto ci aiuta anche a dare un segnale alle ragazze e ai ragazzi toscani che il Consiglio regionale, attraverso la Commissione, ma attraverso l'operato di tutti i suoi componenti, è attento e soprattutto si pone in ascolto di quello che accade sui territori. E credo che anche il rapporto, e li voglio ringraziare, dei docenti che hanno posto la commissione di valutazione sia anche una buona prassi anche per dare gambe e dare futuro a questo premio. Non è un'iniziativa isolata, comunque ce ne saranno altre già nei prossimi mesi. Questa del premio di laurea
è una delle iniziative promosse all'interno del programma di lavoro della Commissione per le politiche europee. Ce ne sono state altre di iniziative, ce ne saranno altre ancora che, come con questo premio, vogliono mettere in evidenza il ruolo delle giovani generazioni, dei luoghi dove si fa istruzione e crescita, guardando ovviamente a un obiettivo che è quello della diffusione dei valori europei e soprattutto della costruzione di una casa comune nella quale un po' tutti ci si possa sentire davvero ospiti graditi e soprattutto ci si possa sentire a casa. Altri eventi della settimana del rientro dopo la pausa di fine anno: intanto l'arte e la pittura al centro con le opere di Alberto Martini. La mostra resta aperta fino al 21 gennaio e si intitola Silenti armonie e sorprendenti invenzioni. Ascoltiamo l'autore, che ha imparato l'arte da suo padre ulmiano. Io sono molto debitore, diciamo, alla sensibilità che mi ha trasmesso mio padre, anche se, diciamo, col tempo sono riuscito a elaborare appunto un linguaggio espressivo originale. Ecco, per chi lo conosce, mio padre è sempre stato un purista della pittura a olio su tela. Io invece, diciamo, percorro strade diverse e mi trovo più a mio agio sulla carta, ecco. Infine lo sport, il calcio con la targa per i 100 anni della Larcianese, una storia lunga fatta di passione e di volontariato per un progetto di comunità, di uno sport che sarebbe un errore definire minore, come dice, sottolinea il vicepresidente del Consiglio regionale. Siamo sicuri che è calcio minore, oppure fa sostanza davvero nella nostra Toscana quello che minore non lo è? Forse non è in prima linea per, diciamo, le pubblicità, per le televisioni, e poi anche qui c'è da vedere, perché sinceramente sappiamo quanto i tifosi a livello locale tengano anche alle squadre minori, chiamiamole così, ma credo che minori non siano, e lo stiamo dimostrando concretamente in regione, qui al Palazzo del Pegaso, perché stiamo portando tutta una serie di centenari. Se ci avete seguito, sapete bene quante celebrazioni sono state fatte. Evidentemente la nostra Toscana ha una gloriosa storia sportiva che deve essere ricordata. Siamo orgogliosi di essere qui oggi a ritirare questo premio, perché sancisce 100 anni della nostra storia, della nostra attività. Sicuramente per il territorio dove siamo è un orgoglio, è una cosa importante ritirare questo premio. Siamo tutti orgogliosi, non è semplice, non è stato semplice arrivare fino ad oggi a far 100 anni della Larcianese. Si spera di farne altri 100. È tutto per la prima puntata del nuovo anno di Regionando, è il 20° anno di questa trasmissione, che torna puntualmente la prossima settimana, come sempre, il venerdì alle 21:10 circa, dopo il TG della sera.